Se il Teramo deve cambiare marcia lontano da casa per la Viterbese, la sconfitta nettissima di Catanzaro ha risvegliato tutti dopo il buon inizio di girone di ritorno. I successi con Picerno e Paganese sono stati spazzati via dalla quaterna subita al Ceravolo, 4-0 senza attenuanti, che ha portato ad un confronto alla ripresa degli allenamenti tra la squadra e il tecnico Antonio Calabro. Un faccia a faccia dai toni molto accesi, durato un'ora e mezza, è servito a sottolineare cosa è andato storto domenica scorsa e cosa non dovrà più accadere. Ma la partita col Teramo è la più difficile che potesse capitare, perché la squadra di Bruno Tedino adesso ha tutta l'intenzione di rimpinguare un bottino magro in trasferta che la colloca con le formazioni che sono molto più indietro in classifica. I soli due successi sono troppo pochi per ricucire, o almeno provare a farlo, rispetto al treno delle prime. Nella seduta di ieri, differenziato per Soprano, ma non avrà problemi per la gara del Rocchi, nella quale l'unico dubbio è chi sarà al suo fianco, se Cristini oppure Piacentini, che domenica con il Rende era in panchina. Molti più problemi ce li hanno i gialloblu laziali, perché se Calabro recupera Baschirotto dopo la squalifica, i problemi fisici dovrebbero tenere fuori Besè e Bezzicchi, oltre a Palermo, De Falco e Volpe. Una gara particolare per un doppio ex come Diego Cenciarelli, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pro Teramo, protagonista della cavalcata della stagione 2014-2015 in biancorosso, è passato qualche giorno fa alla San Benedettese dopo 3 anni con la casacca gialloblu. Guarda, la Viterbese è una squadra giovane ma agguerrita come il suo allenatore. Sicuramente sarà una partita maschia su un campo che non è quello del Bonolis sintetico, quindi mi aspetto una partita maschia, diciamo, dai. Il ricordo che mi è rimasto è un ricordo indelebile, perché Teramo mi ha dato veramente tanto, e poi vabbè, ci ha tolto qualcosa di importante, però diciamo è più quello che ci ha dato che quello che ci ha tolto. Guarda, Cenciarelli come giocatore forse un po' è cambiato a Viterbo, perché è riuscito a segnare anche qualche gol. Dal punto di vista comunque della dinamicità sono sempre quel giocatore che avete visto a Teramo. Se mi aspettavo una serie diversa, guarda, che ti dico, è il sogno di ogni ragazzino, penso, ambire a serie più alte. Ci speri ancora? Sicuramente, se io ancora lo è, sì, ancora ambisco a quel traguardo, quindi diciamo che mi impegno per poterci arrivare. Ma sì, la sento Speranza, Perrotta, La Padula, ho sentito ultimamente Nebil, Caidi, Amadio. C'ho un ricordo tutta la squadra. Sì, ma quell'anno ti rimane nel cuore. Come fai quando vinci un campionato del genere, con una città intera che insomma ti aiuta, ti spinge e ti porta alla vittoria? Poi è chiaro che vuol dire che in quell'ambiente c'era qualcosa di speciale, quindi i rapporti rimangono per forza di cose.